È difficile dopo questa esperienza fare un racconto di quello che mi è successo. Ricordo il ricovero in ospedale a Codogno, mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive, dove ho ricominciato ad avere un contatto con il mondo reale e a fare qualcosa più semplice e bella che respirare. Io devo dire grazie al professor Bruno, agli animatori, e a tutto il personale dell'ospedale di Pavia e Codogno, che con la loro professionalità mi hanno permesso di tornare a vivere. Ora chiedo per favore a tutti i media di rispettare la privacy mia e della mia famiglia, perché vorremmo proprio piano piano dimenticare questa brutta esperienza e tornare alla nostra normalità.